E salve a tutti ragazzi, bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution sulla serie GX. Quindi ragazzi, prima di continuare vi ricordo sempre di attivare la campanellina per non perdere i nuovi video sul mio canale e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Per supportare questo video ragazzi vi ricordo di lasciare sempre un bel pollicione in su. E noi ci vediamo direttamente nei titoli. Eccoci qua, distrazione da duellante, quindi andiamo avanti con la storia di Jedi. Quindi dobbiamo combattere contro questa super forzuta. Allora, drago combattente adesso lo lasciamo stare, ragazzi. Nel frattempo che voi mi dite che va bene questo deck, oppure si poteva aggiungere o togliere, lo utilizzeremo nuovamente nei prossimi video. Però adesso, ragazzi, cambierò deck come vi ho promesso, e quindi faremo il signore dagli occhi rossi. Duello ab initio. Allora, ragazzi, il deck di Joe Wheeler è veramente potente, mamma mia, questo qua è proprio potente. Ho portato sempre qualche piccola modifica, come sempre, e quindi ci sta alla fine. Adesso vedo che questo deck è molto potente, adesso ve lo farò vedere. Artiglio di Ermos, attiviamo subito la sua carta magia. E già possiamo, ragazzi, come ben potete vedere, già possiamo evocare un mostro abbastanza potente. Eccolo qua ragazzi, 2400 punti, spada nera del drago occhi rossi. Questa carta qua ragazzi, se avevamo già in campo il signore del rosso e lo equipaggiavamo con questa carta, già avevo 4800 punti d'attacco. Intanto Tania ha utilizzato una carta magia per prendere dal deck alla mano un mostro guerriero. Ha messo un mostro coperto, logicamente perché non ha mostri potenti come il mio. Fino adesso tutto terreno, quindi ho pescato una carta che non mi serviva per adesso, però va bene, mi può servire più avanti. Noi intanto attacchiamo e dobbiamo per forza concludere il turno, perché non abbiamo nient'altro. Cucciolo di drago occhi rossi lo evochiamo. Questo qua ce l'ho messo pure io nel deck, credo che sia utile in questo deck. Ok. Oh, si è appappato la mia carta. Non so a cosa ti serve. Comunque, non puoi mai e poi mai evocarlo. La sua mano è piena, piena, piena di carte mosse. Secondo me, che non ha nemmeno una carta magia e trappola. Carità graziosa. Ok, attiviamo subito. Peschiamo tre carte. Oh, ne abbiamo troppe di questi qua. Poi, prendiamo questa carta. Oh, no, non posizionata. Ok, eccolo qua. Trasmigrazione occhi rossi e in più signore del rosso che era al cimitero. Adesso possiamo subito fare l'evocazione. Eccolo qui ragazzi, bandiamo direttamente, mandiamo al cimitero direttamente il signore del rosso per evocare sul terreno un altro signore del rosso. Non ho fatto niente, niente, mettiamo spirito occhi rossi sul terreno. E ragazzi, secondo me abbiamo vinto così molto easy, facilmente, contro Tania. E infatti abbiamo vinto il duello. Ciao Tania. Penso che il gioco sia finito. Fammi sapere che se vuoi una rivincita. Nessuna rivincita. Mi sono unita ai Cavalieri delle Ombre per trovare un duellante degno di essere mio marito. Ok ragazzi, non perdiamo altro tempo. Andiamo subito a una ragione per vincere. Quindi Alex contro quel tizio misterioso e Titan. Ok, allora, vediamo cosa abbiamo in mano. Un bel drago fiamme nero occhi rossi. Un fratello vitale che adesso ci permette di pescare due carte. Lo facciamo subito. Perfetto. Posizioniamo spirito occhi rossi. Evochiamo la pietra nera della leggenda. Questa è proprio indispensabile, non metterlo nel deck. Ok, e possiamo evocare specialmente il nostro drago fiamme nera occhi rossi. Questa è forte, come carta, ragazzi. Molto, molto forte. Concludiamo il turno. Già con un mostro ben 2400 punti d'attacco. Super potente. Ok, allora ho fatto l'evocazione speciale. Mi ha già evocato un mostro pari al mio livello. Cosa sta combinando adesso? Un altro addirittura. Oh, aveva una mano super potente. Logicamente si è sacrificato un mostro perché ne ha ben due. Però noi, spirito occhi rossi, non ci arrenderemo. Evochiamo subito drago nero occhi rossi. Drago fiamma nero occhi rossi, subito sul terreno. Adesso cosa fai? Ok, perfetto. Si aumenta pure. Io intanto faccio questa evocazione speciale. Sì, ragazzi, praticamente dice:
Adesso vi farò leggere l'effetto. Queste carte vengono considerate come un mostro normale mentre scoperto sul terreno o nel cimitero. Mentre queste carte un mostro normale sul terreno, puoi evocare normalmente per farla diventare un mostro con effetto, con questo effetto. Quindi, facendo un'altra evocazione, se viene effettuato un calcolo dei danni che coinvolge questa carta alla fine del Battle Pass, puoi infliggere al tuo avversario danni pari all'attacco originale di questa carta. Puoi utilizzare questo effetto il Drago Fiamme Nell'Occhio Rosso una sola volta per turno. Quindi, questo è molto utile. Adesso attivo trasmissione occhi rossi e quindi sacrifichiamo queste due carte perché logicamente non ho nient'altro in mano. Ed evochiamo subito Signore del Rosso. Mamma mia, che spettacolo! Ok, attacchiamo, quindi facciamo nel prossimo turno. Dai ragazzi, magari così concludiamo il turno senza sacrificare nessun mostro perché adesso si attiva Dragofiamma Nera Occhi Rossi. E in più infliggiamo i red points. Poi automaticamente, grazie a un effetto aggiunto su Drago Fiamma Occhi Rossi, si attiva il potere di Signore del Rosso e distruggiamo la carta dell'avversario. Badaboom! E in più 2400 punti di danno. Come vedete, il Signore del Rosso, ragazzi, è super potente. Pure questa carta non scherza mica. E Titan ha perso il duello alla fine. Ok ragazzi, attiviamo l'effetto della pietra occhi rossi, così possiamo mettere al deck un occhi rossi, così possiamo pescare subito la pietra nera della leggenda. Possiamo evocarlo, però non si può fare a meno, quindi attacchiamo ragazzi ormai con il Signore del Rosso e in più con Drago Fiamme Nera Occhi Rossi. E direi che possiamo concludere qui il duello, ragazzi. Adesso si attiva l'effetto e esigiamo altri 2400 punti. Mamma mia, l'abbiamo proprio distrutto questo avversario. Aspetta, ho così tante domande. Come sei finito nel Regno delle Ombre? Titan ha detto che l'hai fatto per il potere. Credimi, Lexi, non ho mai scelto di andare lì. Un giorno alcuni di noi decisero di incontrarsi al dormitorio abbandonato e poi è successo. Ci doveva essere un esame da duellante nel seminterrato, invece se abbiamo trovato centinaia di quei piccoli demoni oscuri, non riuscì a scappare. Fui portato nel Regno delle Ombre, per mesi mi fece il lavaggio del cervello, fino a quando divenni questa cosa chiamata Nightshroud. Da chi? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello? Non sono mai riuscito a capirlo, tuttavia la persona che mi chiamò per fare il duello fu il professore Banner. Il nostro professor Banner, quindi ne fa parte? Eh sì, ne fa parte. Ok ragazzi, l'ultimo gioco di Amnel. Adesso vi farò vedere il deck del Signore Rosso, giusto che sia. Allora, l'unico dubbio che mi è venuto su questo deck è questa qua, arte avanzata del rituale. Questa qua non è che tanto mi convince. Allora ragazzi, ho provato a togliere tre arti avanzate del rituale per aggiungere tre ma aggiungere 10.000 mani. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre per supportare questo video di lasciare un bel pollicione in su, di commentare, di condividere questo video, attivate la campanellina per non perdere i nuovi video sul mio canale e iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci beccheremo al prossimo video su Yu-Gi-Oh! Link Evolution sulla serie GX. Ciao!